Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anche essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Ecco, questa messa ci porta non solo un invito, ma una grande grazia di poter immergere la nostra vita nel Vangelo, nella parola di Dio, e così anche rispondere al senso di questo tempo. Già Papa Benedetto l'aveva intuito, questo l'ha anche scritto: questo è il tempo di un nuovo ascolto della parola di Dio. E Papa Francesco in questa linea ha istituito questa cosiddetta giornata mondiale della parola di Dio. E quindi un'occasione grande questa, perché ci aiuta non solo a rispondere a questa situazione storica che viviamo, ma ci aiuta a capire il senso profondo della nostra vita e a realizzarlo. E partiamo da questo che è il primo annuncio del Vangelo. La prima volta che il Vangelo è comparso sulla terra si è espresso soprattutto con le parole che abbiamo ascoltato ora nel Vangelo di Marco, quando Gesù, dopo una lunghissima preparazione di circa 30 anni, cominciò a predicare. Gesù ripeteva come un leitmotiv queste parole: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questo è il grande riassunto che Gesù fa della sua predicazione. Qui c'è tutto, e per noi non è tanto facile di capirlo, anche perché noi non siamo ebrei abituati ad attendere questo regno di Dio. Ecco, però qualcosa dobbiamo capire. Cosa vuol dire il regno di Dio si è avvicinato? Vuol dire che attraverso Gesù si riapre per te il paradiso. Senza Gesù il paradiso rimaneva per noi chiuso, un desiderio irrealizzabile. Da quando è venuto Gesù con la sua vita, morte e risurrezione, questa porta del paradiso che era chiusa si riapre e tu puoi vivere sulla terra, coi piedi per terra, coi problemi e le sfide della storia, di questa situazione, puoi vivere fin d'ora alle porte del paradiso, sapendo che
Dio ti vuole immensamente felice, vuole per te una vita piena, vuole per te una vita da figlio immensamente amato ed erede dei tesori del Padre tuo, dei tesori di Dio tuo Padre. Questo è un aspetto essenziale di questo regno di Dio che si è avvicinato. Non vuol dire quindi solo che Gesù ha assunto la vita umana e ci fa compagnia sia come persona sia nella famiglia che ha trascorso a Nazareth, ma con questa vita, con questo sacrificio che Gesù fa e ripete oggi adesso nella Messa, apre a te il paradiso, apri a te il paradiso. Tu puoi vivere certa di questa possibilità. E se tu credi a questo che è il cuore del Vangelo, vedrai che qualcosa rinasce nel tuo cuore. Riuscirai a staccare la tua mente da tanti problemi di oggi e riuscirai a pensare a questo futuro che non è una favola, non è un'invenzione dei preti per consolarti, è una verità, consolantissima verità. Il paradiso è aperto per te, potrai entrare un giorno e già da adesso potrai vivere le vicende che devi affrontare con questa certezza. Non solo supereremo la pandemia, la prova, eccetera, ma supereremo la condizione della vita terrena e saremo per sempre felici con Dio, saremo per sempre felici con Dio. Ecco perché Gesù nel Vangelo, facci caso, spesso esorta alla vigilanza e dice che la morte arriverà come un ladro nella notte, che può essere all'improvviso, non per spaventarci, perché Gesù è venuto a toglierci la paura della morte, rivelando quello che c'è dopo, ma perché noi possiamo vivere qua giù pronti a entrare nella vita eterna, pronti a entrare nella vita eterna. E vedrai, se tu credi e ti sforzi di vivere così, vedrai come leggero il cammino diventa molto più leggero. Tu sei oppressa da tante paure, da tante cose, perché in verità non vivi il Vangelo, non credi con tutto il cuore a questo dono immenso, gratuito, immeritato, che potrai entrare in paradiso, che sarai veramente felice, che le prove della vita passeranno. Rileggi con calma la seconda lettura, quando San Paolo proclama in modo solenne che la scena di questo mondo è passeggera. Il termine greco che c'è sotto scena è quello che loro usavano per indicare il teatro, le scene del teatro, per dire che è una rappresentazione che dura un po', ma poi non c'è più. E ecco perché dice: quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che soffrono come se non soffrissero, quelli che godono. Perché quando si apre nel tuo cuore la certezza del paradiso e del Vangelo, le cose di prima ci sono ancora, c'è ancora questa scena del mondo con le sue esperienze, ma sono molto più leggere, perché tu sei sicura che non rimarrai imprigionata in essa, in esse, ma che passeranno, passeranno. E questa porta aperta del paradiso ti aiuterà a vivere bene le prove di quest'ora. E poi il Signore ci parla di questo in molti modi. San Gregorio Magno dice che il Signore a volte ci istruisce con le parole, altre volte ci istruisce con i fatti. Questa grande vicenda della pandemia, che è un fatto unico nella storia,
mai c'è stata una pandemia di questa che è figlia della globalizzazione, dei grandi movimenti che ci sono, per cui il virus si è diffuso tantissimo. Questa pandemia, letta alla luce della prima lettura, è il monito di Dio, è il monito di Dio che senza un ritorno al Vangelo molti moriranno. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Noi adesso ci siamo abituati, siamo un po' viziati, manco ci accorgiamo. Nella televisione, fateci caso, ci raccontano i numeri continuamente dei morti, quelli che vanno in terapia intensiva, quelli che sono usciti, quelli che hanno preso. Però nessuno, quasi nessuno, ci dice come queste persone muoiono. Come muoiono? Che fine fanno? Muoiono in pace con Dio in modo da entrare in paradiso? O muoiono disperate e rimangono per sempre senza Dio? Noi siamo diventati imbecilli come lo è il mondo. Ci preoccupiamo in modo sofisticato delle cose inutili. Delle cose inutili. Perché alla fine vivere 3 mesi di più o 3 mesi di meno, 1 anno di più o 1 anno di meno, non cambia proprio nulla dal punto di vista delle cose importanti. Ciò che cambia è come uno muore. Come uno muore. Se uno mi dicesse, Padre Amedeo, tu puoi scegliere, o muori stasera in pace con Dio, o muori 300 anni senza Dio. Io subito sceglierei, voglio morire stasera, perché io voglio vivere con Dio, voglio essere felice, voglio che la mia vita non fallisca. Che cosa mi importa a me campare 3 anni di più, 10 anni di più, se devo fare una brutta fine? Quindi la questione essenziale non è quanti morti abbiamo, la questione essenziale è come muoiono questi morti, come muoiono, come muoiono e che cosa succede a loro dopo la morte. Noi purtroppo siamo caduti, soprattutto in Occidente, in una forma di materialismo per cui non siamo quasi più neanche capaci di pensare e di parlare della vita che c'è dopo la morte. Intanto Gesù è venuto per questo, perché abbiamo la vita eterna, perché quella porta che si è aperta per noi di entrare nella comunione piena con Dio, nella sua felicità, quella porta aperta possa essere da noi attraversata. Per questo Gesù è venuto, non è venuto solo per darci un aiuto per la vita terrena. Non valeva la pena che il Figlio di Dio si scomodasse tanto e facesse tutta quella passione e morte per questo. Perché poi alla fine le cose terrene non è che cambiano più di tanto, possono migliorare un po', peggiorare un po', ma non è quello che conta per noi, che abbiamo uno spirito immortale, che vivremo per sempre. La cosa che conta è come saremo oltre la morte, come saremo, entreremo noi in paradiso. Qui tra di voi ci sono tanti genitori e io vorrei fare la domanda a loro. Tu ti preoccupi di più per i tuoi figli se vivranno per sempre con Dio o solo se trovano il posto, se sono un po' educati, se vanno a scuola, se sono bravi ragazzi? Ecco, chiediamo al Signore proprio che questo Vangelo metta radice in noi e che possiamo anche aiutare gli altri a capire quanto è grande questo dono che il Signore ci fa di averci riaperto la strada del paradiso, della vita piena con Dio. Così sia.